Amici di Roma 1, buongiorno, ben trovati in diretta, 13:52 minuti a Ditelo a Roma 1, la trasmissione che ogni giorno, da lunedì al venerdì, vi dà la parola, vi dà la possibilità di lanciare le vostre riflessioni, commenti su quello che accade a Roma, ma soprattutto, poi questo è quello che accade, segnalarci i problemi che più vi riguardano. Anche oggi parleremo di quello intanto che faremo venerdì sera a Foro Romano, anticiperemo alcuni temi, daremo però delle risposte e saluteremo anche dei bei risultati ottenuti insieme ai telespettatori, soprattutto faremo vedere un paio di foto interessanti che avevamo pubblicato sul nostro sito, sul link di Ditelo a Roma 1, che adesso dobbiamo far rivedere perché il problema che c'era stato segnalato non c'è più. Ma apriamo con le notizie. Ieri abbiamo naturalmente cominciato dalla giunta, la notizia del giorno. Oggi invece vorrei partire subito da una notizia interessante. Tante volte ci segnalate abusi, no? Abusi, situazioni di abusivismo edilizio e anche mancati interventi. Allora, quando invece un intervento c'è ed è un intervento forte, mi sembra, abbiamo credo il piacere anche di sentire il protagonista di questa operazione che è avvenuta stamattina a Roma. Ecco, allora saluto subito il comandante dell'ottavo gruppo di Polizia Municipale, il comandante Antonio Di Maggio. Buongiorno comandante. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo un attimo allora questa operazione. Siete andati proprio nel centro storico di Roma per eccellenza e mi sembra che è stata sequestrata una struttura grande, 150 metri quadri, posizionata all'ultimo piano, al sesto piano di un edificio che ospita l'hotel Valadier. Quindi andiamo anche su Google Maps, che usiamo ogni giorno anche per le vostre segnalazioni, tra via del Babuino e via della Fontanella. Che tipo di abuso, comandante, perché il vostro intervento? L'abuso era derivato intanto da alcune segnalazioni effettuate dai cittadini e riguarda appunto la realizzazione di questa struttura che ovviamente per noi è abusiva, all'interno della quale si svolgeva attività di ristorazione al sesto piano di questo hotel, e una struttura per la quale è stata presentata una DIA con l'autorizzazione anche della sovrintendenza archeologica, che comunque era in variazione importante da essa, sostanzialmente ha un'altezza, presenta un'altezza di 3,50 metri rispetto ai 2,50 previsti, e poi c'è una superficie maggiore, insomma c'è una chiusura anche con vetro termico, quindi che consente di fatto di creare una volumetria autonoma, indipendente rispetto, come dire, un vano che può essere pertinente all'esercizio, certo, dell'attività principale. Quindi c'è una struttura molto elegante, molto grave, importante, ma un metro in più di veranda sembrerebbe, quindi hanno fatto bene evidentemente le persone, insomma i cittadini che lo hanno anche evidenziato. Esattamente, hanno segnalato dal basso l'aumento dell'altezza e quindi in conseguenza di questo ci siamo recati sul posto, abbiamo provveduto al sequestro e denunciare ovviamente, come si fa in questi casi, i proprietari, insomma le persone che responsabili dell'abuso. Questo naturalmente il comandante Di Maggio nel ruolo anche di capo ufficio antiabusivismo edilizio di Roma Capitale. C'è però un'altra notizia invece che riguarda ancora il comandante Di Maggio, e qui leviamo anche questo titolo perché invece parliamo di prostituzione. Le agenzie sempre stamattina hanno battuto la storia tristissima di questa 19enne costretta anche a drogarsi dal suo aguzzino, uno sfruttatore romeno che insomma era venuto in Italia evidentemente con le idee criminose molto chiare. Siete riusciti a salvare questa ragazza, comandante? Sì, noi svolgiamo attività di controllo sul territorio e nel nostro territorio anche in altri luoghi, allora quando riceviamo segnalazioni particolari, nel caso specifico abbiamo trovato questa ragazza, la quale ha chiesto aiuto a una nostra autoradio, e la ragazza è stata accompagnata verso i nostri uffici. Giovanissima, no? Anzi, 19 anni, ha una figlia, ha raccontato questa storia tristissima, anche la madre è una prostituta, insomma lei fin dall'età di 13-14 anni purtroppo è stata, come dire, un po' iniziata l'attività di prostituzione, e questo soggetto, oltre che malmenarla assieme ad altri, la drogava, gli faceva assumere cocaina e così via. Tra l'altro questo soggetto, come ha detto lei, aveva una doppia vita, cioè di giorno era bodybuilder, insomma andava a fare l'istruttore in palestra e poi di notte si trasformava in ben altro. Sì, un istruttore di una palestra situata in ottavo municipio, la quale ovviamente non ha alcuna relazione con l'attività criminosa di questa persona. Certo. E perché la costringeva a drogarsi? Cioè per poi farla esercitare per meglio, tra virgolette? Esattamente, sì, per farla prostituire, tenerla, come dire, sveglia anche e prestante in attenzione anche nelle ore notturne, insomma, quindi stante la condizione
in un certo modo di segregazione alla quale era coinvolta. Stiamo vedendo anche le immagini di questa operazione. Comandante, la ringrazio molto, le auguro il buon lavoro, lei è sempre operativo, diciamo così. Facciamo il nostro al dovere. Al massimo, quindi. Facciamo grazie, il nostro comandante. Dovere con tutti i colleghi che collaborano con me. Grazie, buon lavoro e grazie di questo, di questi dettagli insomma, che ci ha raccontato su due operazioni ben diverse, dal centro alla periferia, dall'abusivismo edilizio alla prostituzione, purtroppo. Oggi però, dopo la sigla, andremo a parlare di altro, dedicheremo quasi tutta la puntata a un tema che credo è molto interessante per i nostri telespettatori, non solo per chi sta per comprare o per vendere casa, quindi avrete capito, parleremo del mercato immobiliare, come operano le agenzie immobiliari, con un occhio di riguardo naturalmente soprattutto a Roma. Partiremo da una polemica lanciata da Altro Consumo nei giorni scorsi che ha fatto discutere, ma poi sarà anche un modo per voi telespettatori di raccontarci magari le vostre esperienze oppure fare domande agli ospiti che sono già nello studio. Allora li posso già presentare, poi andiamo in pubblicità. Oggi parliamo di agenzie immobiliari con Paolo Righi, il dottor Righi, che è presidente nazionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno dottor Righi. Buongiorno a lei. Vicino al dottor Righi, Franco D'Onofrio, che invece è il vicepresidente vicario sempre della FIAIP. Ben trovato. Grazie. Allora, andiamo in pubblicità, do la linea alla regia e saluto Marco Cera e Giorgio Facioni, poi torniamo con questo tema e con le linee aperte come sempre a voi. A tra poco. Bentornati in diretta. E allora, sono le 14:03 minuti, apriamo questa pagina interessante, dicevo, con i nostri ospiti che abbiamo nell'altro studio, Paolo Righi, presidente nazionale di FIAIP, e Franco D'Onofrio, vicepresidente nazionale vicario sempre di FIAIP. Partiamo da questa insomma inchiesta che ha presentato Altro Consumo nei giorni scorsi, che ha fatto discutere. L'inchiesta mette in evidenza dei problemi, secondo Altro Consumo, provvigioni alte, tentazioni di pagamenti in nero, e poi c'è stata naturalmente la smentita di FIAIP e tutta una serie di polemiche. Allora non poteva mancare al telefono, ma insomma daremo sicuramente tutto lo spazio per replicare o per attaccare, non lo so, alla dottoressa Antonietta Agostinelli, che è proprio la curatrice tecnica di questa inchiesta di Altro Consumo, una video inchiesta, e tra poco vedremo anche un breve video. Ben trovata dottoressa Agostinelli. Buongiorno. Intanto, per chi non lo sapesse, due parole anche su Altro Consumo, no? Che è un'importante associazione, ecco, lo vogliamo dire di che cosa vi occupate da anni? Sì, da anni Altro Consumo si occupa di fare test sui prodotti e sui servizi che sono rivolti ai consumatori. Abbiamo delle riviste specializzate come Soldi e Diritti, che si occupano più che altro dei diritti, sulla quale appunto abbiamo pubblicato l'inchiesta sulle agenzie immobiliari, e Altro Consumo, che è la rivista sulla quale ci sono i test sui prodotti e sugli alimenti, Salutest, che riguarda la salute, e i test e i prodotti tecnologici. Quindi il nostro campo è proprio quello del sondaggio sul campo dei prodotti e dei servizi. Ma Righi e D'Onofrio li ha conosciuti anche oggi? Mannaggia, non vi potete stringere la mano, siete distanti, però forse li ha già conosciuti, non so. Ma sicuramente ci siamo incontrati in qualche incontro in camera di commercio e in situazioni istituzionali. È la prima volta che entrate in questo settore dell'immobiliare con inchieste così? No, guardi, noi questo tipo di inchiesta lo facciamo periodicamente, più o meno ogni 2 anni. E di fatto ogni volta vengono fuori le polemiche con i rappresentanti delle agenzie. Ora vedremo questo piccolo video, no? con una telecamerina nascosta, nel modo classico siete entrati in qualche agenzia. Chiedo però a Righi, no? Allora, non è la prima volta, cos'è, la solita polemica poi estiva? No, oppure... guardi, assolutamente, tra l'altro con Altro Consumo abbiamo, con il presidente Martiniello, ci siamo incontrati anche 2 anni fa, perché noi riteniamo assolutamente necessario un colloquio e un'intesa con i consumatori, che peraltro sono i nostri clienti. Tenga conto che noi come FIAIP, per la prima volta in Italia, abbiamo creato un ente bilaterale con la Diconsum, che è una grossa associazione, certo, di consumatori, un'altra grossa associazione, certo. Proprio per definire delle modalità operative con cui il consumatore e l'agente immobiliare possono dialogare e possono soprattutto portare a termine operazioni trasparenti e utili al mercato.
Allora, dico a chi ci segue da casa, annotatevi già il numero, che per noi è sempre quello, per i telespettatori più affezionati, 06 59 10 285, magari poi, se volete, sicuramente potrete intervenire in diretta. Me la introduce lei, dottoressa Agostinelli, questa video inchiesta che stiamo per vedere. Come è venuta l'idea, appunto, di fare, cioè perché entrare nelle agenzie con la telecamerina in questo modo? Ma nelle agenzie con la telecamera anche per far vedere che in realtà non ci inventiamo nulla, ecco, siamo andati sul campo per far vedere nei fatti quello che può trovare un consumatore quando entra nell'agenzia. In realtà poi l'inchiesta che io ho curato è stata fatta in maniera diversa, nel senso seguendo dei parametri pochino più rigidi e con delle persone che sono state proprio selezionate per fare delle domande specifiche agli agenti. Ecco, il video che vedranno i vostri telespettatori invece è più un video di colore, proprio per far vedere. Tra l'altro non è stato fatto a Roma, mi sembra. No, a Milano. Milano. Allora, Milano, andiamo a vedere questa video inchiesta e poi abbiamo tutto il tempo di commentare e di sentire anche differenti, probabilmente, campane, insomma, differenti opinioni. Vediamo questa piccola video inchiesta. Sono per la vendita il 3%, l'acquisto è il 4%, però le ripeto, non stia a vedere, siamo piuttosto elastici, a volte veniamo incontro, ma sì, va bene, ti farò un 3%, a volte ti dico ti arrotondo per dire ti tolgo ancora qualcosa, non siamo rigidi come altre agenzie proprio, questo noi troviamo sempre una cosa. Devi vendere o comprare casa? Ti vuoi affidare a un'agenzia immobiliare? Preparati a contrattare sulla provvigione, sul servizio e sul tipo di mandato da firmare. È l'unico modo per non subire il gioco degli agenti immobiliari che impongono provvigioni omologate verso l'alto e contratti in esclusiva. Mettiamo che spendessi 300.000 euro, facciamo 9.000 euro più o meno. Sì, va bene. Lo abbiamo verificato sul campo, visitando 170 agenzie immobiliari in 7 città italiane. 3%, quasi tutte le agenzie. Le condizioni dell'agenzia giusto tra le parti. Il costo di Milano è il 3%. Il 3% sull'acquisto e l'1% sulla vendita. La pubblicità che fosse. I cartelli sullo stadio, cioè comunque anche la benzina. Guarda caso, l'83% delle agenzie visitate nella nostra inchiesta ha chiesto il 3% di provvigione. Una mancanza di concorrenza che si ripercuote sul nostro portafoglio. Giocare sul discorso della fattura, non so, magari far meno. Vediamo un po' di trattativa. Sì, ma poi stiamo ragionando io e lei. Sì, ma questo non lo vediamo insieme. Quando si va a registrare dal notaio, viene indicato sull'atto che lei ha venduto tramite l'agenzia. Bisogna fare la fattura. Se poi vengono fatti dei controlli, deve essere una cosa credibile. Bene, il 36% degli agenti immobiliari della nostra inchiesta si fa tentare dal nero. Se vogliono tutti gli esclusivi, all'agenzia le fa firmare un foglio, dove lei si impegna a darlo per 3 mesi all'agenzia. Appunto un suo amico che dice che bello il tuo appartamento, lo vuole a tutti i costi, dai, lo dà al suo amico, deve pagare per poi appena la linea. Così va meglio per noi, siamo tranquilli, faccio 10 appuntamenti, poi arriva uno alla botta di cliente e io lotto per me. Non si rovina il mobile sul mercato. L'esclusiva non conviene al venditore, il quale dovrà pagare comunque la provvigione o una penale all'agenzia immobiliare nel caso in cui riesca a vendere per conto proprio. Inoltre, impedendo ad altre agenzie di portare clienti a vedere la casa, l'esclusiva di fatto limita i contatti e quindi la possibilità di vendere ad un buon prezzo. Bravo noi e tutta gente spendere. Per una settimana l'appartamento si vende. Pagate la provvigione solo ad affare concluso, mai prima del rogito. La provvigione può essere ridotta o anche negata quando l'agente immobiliare taccia dei fatti di cui è a conoscenza e che possono influire sulla conclusione del contratto, ad esempio la presenza di un'ipoteca. Sappiate inoltre che l'agente immobiliare deve fare gli interessi di entrambe le parti, sia di chi acquista sia di chi vende, ma questo molto spesso non accade. Quindi se voglio 100.000, sto facendo un esempio, ricarico dalla parte qui, entro, lo metto in pubblicità, non so, un prezzo superiore e tutto ciò che sopra me lo faccio pagare dalla parte. Se lei lo vende a 120.000, 20.000 le incassa lei. Sì, perché sono stata brava io.
Ed eccolo qua, allora abbiamo anche avuto il piacere di vederla in video, la dottoressa Agostinelli. Prima di chiedere però a lei che cosa non va in questa, ad esempio, trattativa, no? In questa presentazione così del venditore, insomma, dell'incontro col cliente, perché poi insomma gli elementi, ripeto, sono tanti, vorrei chiederlo invece a Righi, che ha visto in azione questo collega milanese, no? Che cos'è secondo voi che semmai ha sbagliato, oppure se tutto va bene? Guardi, intanto devo dire che l'ultima parte dell'intervista è un reato punibile dalla legge, perché chi fa il supero cosiddetto e guadagna somme fisse, no, su questo supero, può essere punito penalmente. L'agente immobiliare ha il diritto alla provvigione se l'affare è concluso per il suo intervento ed esclusivamente in una forma percentuale che viene concordata precedentemente all'accordo. Quindi il consiglio che noi diamo ai consumatori e diciamo ai nostri agenti è di trattare assolutamente la provvigione. Quello e quando che... invece quell'agente dice, vabbè, 3%, poi ci mettiamo d'accordo, limiamo, facciamo, cioè quello va bene, guardi, rientra nella trattativa o no? No, assolutamente, però quello che noi contestiamo non è il dato finale, lei deve comprendere, come spero voglia comprendere anche altro consumo, che queste interviste sono interviste dove persone vere fanno delle domande ma che non danno un incarico, quindi non si instaura una trattativa vera e propria sul prezzo della provvigione. Tengo anche a precisare che noi siamo l'unica categoria in Italia che ha nell'atto pubblico, nel rogito, segnalata l'entità della provvigione e anche le fatture. Quindi parlare di una provvigione alle stelle, zero concorrenza, in un mercato come quello italiano che vede 35.000 agenzie immobiliari sul territorio e solo a Roma almeno 2.000 uffici, beh, io dico che la concorrenza c'è e come, e dico che le provvigioni sono date, a mio parere, anche da un minimo di costi che l'agenzia ha, quali l'affitto, quali sono le spese che sono di gestione dell'agenzia. Quindi il fatto che però difficilmente si scenda sotto il 3%, questo lo dico anche per esperienza personale, ma insomma come tutti magari avranno, questo lo decide il mercato, non è che si mette d'accordo, lei dice. Assolutamente, con 2.000 agenzie immobiliari, se il gioco è voglio spendere meno, uno si rivolge all'agenzia immobiliare che pensa gli possa concordare una provvigione molto più bassa. Quindi io sono molto attento invece a quello che dice Altro Consumo sul fatto dei servizi. Ecco, aspetti un attimo, me lo dice tra poco, perché certo, do subito la parola alla dottoressa Agostinelli, ma prima ho la pubblicità, pochissimi minuti, quindi dottoressa, naturalmente poi ce lo dice lei, insomma, no? Se quella così compravendita, anzi dice ancora no, Righi, ancora non siamo in quella fase, però se quella chiacchierata tra un potenziale acquirente e un venditore era corretta, dopo la pubblicità, grazie a tutti. D'accordo. Bentornati in diretta. Allora, dicevamo, ancora restiamo un attimo su questa videoinchiesta che, ripeto, è soltanto una parte, insomma, di questo lavoro che ha fatto Altro Consumo, però per sentire anche dalla dottoressa Agostinelli invece dal suo punto di vista, no, che cosa vi ha allarmato in questa chiacchierata che avete registrato. Bene, a me interessava precisare innanzitutto che per a noi non interessa esaltare o denigrare mediatori immobiliari, come ci è stato più volte rinfacciato, ma il nostro principale interesse è la tutela del consumatore ed è da lì che ci muoviamo per fare i test, cioè noi verifichiamo delle segnalazioni che tutti i giorni ci arrivano dai cittadini e quindi quello che abbiamo scritto è proprio quello che poi abbiamo riscontrato andando nelle agenzie e ponendo domande. Ma come clienti, si diceva prima, non basta chiedere fare una domanda per sapere esattamente quale sarà la provvigione sull'affare, ma quello che abbiamo fatto noi è mandare degli incaricati che dovevano vendere un immobile e acquistarne un altro. Il nostro test consisteva proprio in questo, per cui il cliente proponeva un monolocale situato in una zona e esprimeva l'intenzione di acquistare un appartamento più grande o un bilocale situato sempre nella stessa zona.
Per cui io penso che le risposte che ci sono state date magari non hanno un impatto statistico, perché sono 170 agenzie così, però sicuramente segnano un trend ed evidenziano i problemi che il consumatore di fatto trova. Perché voi dite, in 170 agenzie che abbiamo monitorato in 7 città, abbiamo capito che intanto, per esempio, il 36%, ecco, questi sono alcuni dati interessanti, il 36% degli agenti non ha rifiutato la proposta, il 9% l'ha accettata esplicitamente. Parliamo di una proposta di provvigioni in nero, quindi questo è un malcostume, ma è anche evidentemente qualcos'altro. Questo 3% che poi può diventare 4, io dico dalla mia, per carità, dal mio punto di vista, raramente sotto il 3. Ecco, secondo lei invece non è giustificato, cioè come dovrebbero operare le agenzie? Dovrebbero significa che concorrono poco tra loro, Agostinelli, dottoressa? Ma più che altro diciamo che c'è una rigidità nello stabilire la provvigione, perché non è né alto né basso il 3%, dovrebbe essere una cifra legata al tipo di servizio offerto, perché di per sé, secondo noi, non vuol dire niente. Invece il fatto che l'83% delle agenzie, indipendentemente dalla città, indipendentemente dal tipo di incarico, dalla difficoltà di vendita, dal tipo di servizio offerto, chieda il 3%, vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Righi scuote la testa, oppure D'Onofrio, che cosa non vi convince affatto? No, invece su questo punto io sono d'accordo, su quello dei servizi che volevo introdurre prima. L'agente immobiliare deve dare dei servizi, li deve esplicitare, e in base a questo tratta con il consumatore in base alla provvigione. Quello su cui ci permettiamo di fare un appunto ad altro consumo è che, ad esempio, si parla sempre in queste inchieste del fatto che il venditore, che l'acquirente non dovrebbe pagare provvigioni. Allora, nell'esempio francese... No, loro dicono dovrebbero semmai pagarle invece i venditori, no? Dovrebbe e non l'acquirente, il che sarebbe anche incentivato. Certo è che non dovrebbero pagarle entrambi, come invece l'altro consumo dice accade in alcuni casi. Nella nostra ricerca... Nella maggior parte addirittura. Nella maggior parte. Nella nostra ricerca pubblicata sul nostro sito, che tutti possono consultare, dimostriamo che invece in Francia, laddove solo il venditore paga la provvigione, è l'unico che paga la provvigione, il costo della provvigione è più alto che in Italia e addirittura viene ribaltato sul consumatore con un aggravio di costi. Infatti il trasferimento immobiliare in Francia, dati OCSE, dati Doing Business, dati anche presi dalla nostra ricerca, dimostra che l'equiparazione o l'equivalenza tra il fatto che il venditore, che la provvigione venga pagata dal venditore o solo dall'acquirente, non fa testo. È l'accumulo complessivo che invece in Italia viene garantito con un minor costo a livello europeo per i clienti europei e per gli agenti immobiliari seri, si trasforma in una tutela assoluta di quello che ecco, è il. Ma lei, Righi, però ha detto giustamente, dice noi anzi, altro consumo fa piacere che sia garante, come tutte le altre associazioni di consumatori, ma voi no, all'interno proprio dei vostri associati, cioè riuscite ad avere il controllo di chi, perché poi vi verrà segnalato, guardate quell'agenzia non è seria, ci hanno fatto questo, cioè che cosa fate a quel punto? Noi abbiamo i consiglieri provinciali, i presidenti provinciali, siamo in tutta Italia, rappresentiamo più o meno il 48% del mercato delle agenzie immobiliari e ogni cittadino si può rivolgere in primis alla Camera di Commercio, perché c'è un ente che controlla il mercato per vedere se queste persone sono iscritte, e poi segnalare all'associazione, e in questo caso addirittura il nostro statuto prevede il fatto che gli agenti immobiliari siano espulsi se non seguono il codice deontologico della FIAIP, che è sul sito, e tutta una serie di attività, addirittura dal presidente provinciale, non devono arrivare a Roma per essere espulsi. Quindi un rapporto tra, sul territorio, tra le associazioni dei consumatori e tra gli agenti immobiliari è assolutamente nei nostri obiettivi. E se invece, tornando alle percentuali, alle provvigioni, un'agenzia domani decide di dare, proprio abbassare un 1% di provvigione e basta, cioè non è che poi le altre saranno così contente, le altre agenzie? Assolutamente, è nella libertà, noi lo diciamo da tempo, dovete trattare le provvigioni in base al servizio, tant'è che noi presenteremo una proposta di legge insieme ad Adiconsum e
a chi vorrà aderire, proprio per mettere degli standard minimi di servizio e per garantire il consumatore. Lo diciamo ancora una volta, la provvigione va trattata prima, quindi le associazioni sono fuori dai dati provvigionali. Teniamo a ribadire comunque anche per un dato che gli agenti immobiliari sono sottoposti agli studi di settore, quindi il povero agente immobiliare si ritrova nella condizione dove deve trattare la provvigione, ma poi lo Stato gli chiede attraverso gli studi di settore una percentuale X e se non raggiungi quella soglia sei tassabile e allora, sei multabile. Chiaro, dottoressa Agostinelli, in virtù di questa esperienza, ma di quella anche più in generale che avete, lei invece che consiglio darebbe a chi ci sta ascoltando, o a un venditore o a un potenziale acquirente? Allora, consigli che io darei al consumatore, che poi è quello che interessa di più, è che è fondamentale chiedere sempre con chiarezza il tipo di servizio che ci si aspetta. Bravo. E in base a quello si contratta sul prezzo. Che vuol dire? Cioè, perché una persona, credo, normalmente va in un'agenzia, dà per scontato che ci sia un servizio, quindi inizia a visionare una casa, un appartamento, poi già pensa al rogito, no? Già pensa al momento, esatto, finale. Invece che cosa dovrebbe fare? Cioè, che vuol dire chiedere qual è il servizio? Perché bisogna sapere che la mediazione può essere, l'intermediazione può essere un'intermediazione semplice, per cui l'agente immobiliare mette in contatto le due parti, oppure un'intermediazione con servizi, il che vuol dire che l'agente immobiliare deve anche fare in modo di procurarsi tutta la documentazione, reperire le misure catastali, assistere il cliente fino al rogito, ad esempio, ed è proprio questo tipo di servizio che il cliente deve chiedere. Cioè, no, perché adesso questo è ancora più interessante quando poi si va nel concreto, no? Quando l'agenzia, magari invece il consumatore deve chiedere, ma mi date la piantina, si parte da lì, no? Spesso, esatto, poi si chiede anche con una certa, no? Non dico soggezione, ma è chiaro che il consumatore spera, no, di avere dei vantaggi da quella persona. Invece dovrebbe sapere che la misura catastale e tutte le altre cose sono proprio dentro al servizio. Cioè, perlomeno dovrebbero esserlo, e se non lo sono il consumatore lo deve sapere, in maniera che prende le sue precauzioni, quindi ad esempio fa fare le ricerche dal notaio prima di arrivare al compromesso, in maniera di arrivare già conoscendo la situazione dell'immobile. Dottor D'Onofrio, chiedo anche a lei se insomma è d'accordo, perché a me insomma poi bisogna sempre riportare alla realtà le situazioni, no? A me viene in mente questa posizione, non dico di svantaggio del consumatore, però insomma si approccia magari in un modo tale in cui cerca anche di essere così, di ingraziarsi quasi l'agenzia se c'è un bel appartamento. Allora poi è difficile fare queste cose che dice Altro Consumo, o sto sbagliando, D'Onofrio? No, assolutamente no, sono cose esattamente che noi condividiamo, e tant'è che i nostri colleghi già fanno questo, nel senso, ancora prima di assumere un incarico di vendita, di intermediazione, tanto diciamo che i consumatori sono sia chi vende che chi acquista, quindi abbiamo, non è che lui è consumatore. A lei vuol dire che anche chi vende non è consumatore, ho capito, è una sottigliezza, ma insomma è interessante, siamo tutti. Pertanto noi che facciamo? Ci procuriamo la documentazione necessaria che riguarda gli immobili per il quale abbiamo incarico di vendita. E partiamo dalla documentazione, titolo di provenienza, sul catasto e tutto quello che serve per poter promuovere la vendita. È chiaro che nel momento in cui si viene in contatto con l'aspirante acquirente, il quale l'aspirante acquirente ha tutto il diritto di conoscere la storia, per quanto ne possa. Ecco, ma quando? Perché questo è importante, cioè, ma quando ha fatto già un'offerta, Quando siamo nella fase preliminare, siamo nella visita, cioè dell'immobile viene visitato, e quindi non è che uno alla prima visita va lì con un bagaglio di documenti e li consegna tutti, considera che insomma anche un minimo di privacy per queste, non è che le carte vanno dato così. Nel momento in cui l'interlocutore aspirante acquirente dovesse manifestare un minimo di interesse alla trattativa, allora a quel punto si inizia la procedura, che è quello che le ho detto, cioè di fornire quei dati e quelle notizie che al fine di rendere tranquillo e sereno il proponente acquirente, qualora si dovesse arrivare ad una proposta. La dottoressa, condividiamo pienamente, cioè noi, ha detto il Presidente bene poc'anzi, abbiamo una proposta di legge proprio che va in questa direzione, ma perché vogliamo renderla operativa, ergo omnes, noi già come FIAT, come associazione, già pratichiamo questo modo di fare, però vorremmo che la categoria in genere avesse di queste regole da rispettare. Allora, un'altra interruzione, dottoressa Agostinelli, può restare con noi qualche altro minuto, perché io vorrei aprire anche le linee ai nostri telespettatori.
ascoltatori, così magari qualcuno, no, potrà anche farvi delle domande e raccontare qualche esperienza concreta. Resta con noi ancora? Volentieri, sì. Va bene, allora un altro paio di minuti di interruzione, poi apriamo le linee e continuiamo questa interessante chiacchierata. Oggi, come abbiamo messo nel titolo, assolutamente neutro, proprio per non rischiare di scontentare nessuno delle due parti, oggi parliamo di agenzie immobiliari. A tra poco. Bentornati, allora apriamo le linee ai nostri telespettatori, se volete fare le vostre domande 06 59 10 285, oggi tutto su questo tema appunto delle agenzie immobiliari. Torno dalla dottoressa Agostinelli, insomma voi non è che diciamo date questo consiglio, però tra le righe emerge quasi, io l'ho letto un po' così, no? Anche un invito a dire vabbè se potete, ma questo è chiaro perché chiunque vorrebbe evitare di pagare una provvigione, evitate proprio, trattate privatamente, però le chiedo dottoressa, è complicato? Cioè al giorno d'oggi, no? Diventa più che un lavoro andare a cercare una casa senza saltando le agenzie, d'accordo? Non sono proprio d'accordo, perché dai nostri dati risulta ad esempio che il 53% delle persone che si rivolgono all'agenzia per acquistare lo fanno come scelta obbligata, proprio perché la gente ha un mandato esclusivo sulla casa che il cliente vorrebbe acquistare. Quindi se in realtà l'agenzia immobiliare rende un gran servizio al venditore, perché organizza le visite, fa la valutazione dell'immobile, insomma lo segue in qualche maniera, e poi il venditore può scegliere l'agenzia, per l'acquirente non è la stessa cosa, perché l'acquirente si trova un po' obbligato ad andare nell'agenzia immobiliare che tratta la casa che all'acquirente interessa. E beh, appunto, quindi come può fare? Cioè, come fa a cercare una casa che non, cioè, a meno che non è nel giro di amicizie, eccetera? Beh, sa, si fa come fanno gli agenti, no? Io scelgo la zona che mi interessa e comincio a chiedere, vado nelle portinerie per dire, poi al giorno d'oggi c'è internet, cioè i mezzi in realtà sono tanti. Io non voglio dire che non serva l'aiuto dell'agenzia immobiliare, però effettivamente per una compravendita magari non troppo complessa l'acquirente potrebbe fare da sé. Dottor Righi, si può andare scusi, tra... voglio dire una cosa molto importante, perché sennò mi contraddicono subito, sì, gli agenti immobiliari. Sì. Esiste la figura del notaio che l'acquirente deve per forza pagare, perché non si può fare la compravendita senza pagare, senza passare dal notaio, e al notaio si danno tutti gli incarichi di fare i controlli che riguardano l'immobile, per cui già quella è una cosa che l'acquirente non deve fare da solo, la fa con l'aiuto di un professionista. Allora aspetti un attimo la FIAIP, telespettatore, pronto, buon pomeriggio, pronto? Pronto, è in diretta, sento un rumore ma non sento la voce, capita anche questo in diretta, pronto? No, allora vabbè, qualche secondo magari. Dottor Righi, vedo che diceva, insomma, no, beh, non era convinto. No, ma intanto non c'è una legge in Italia che obblighi le persone ad andare dall'agente immobiliare, però proprio la dottoressa Agostinelli dovrebbe dire ai consumatori che oggi in Italia ci sono delle leggi, quale l'obbligo di registrazione del preliminare, dove c'è la 122 che vieta la vendita di unità immobiliari laddove non vi sia la corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi. Cioè ci sono tutta una serie di attività che ad esempio vengono svolte nella fase precontrattuale. Il notaio sicuramente non uscirà per controllare se vi è corrispondenza sullo stato dei luoghi. Ma la registrazione la fa sicuramente il notaio. Poi dalla nostra inchiesta comunque risulta che neanche le agenzie fanno questi sopralluoghi. Questi sono dati che noi contestiamo, perché noi abbiamo per legge il pagamento in solido della tassa di registro con i nostri clienti, unica categoria nel mondo obbligata, senza essere pubblici ufficiali, a garantire allo Stato il pagamento della tassa di registro. Cioè voglio dire, il pagamento della tassa di registro è una cosa, il sopralluogo invece per valutare la conformità dell'immobile è un'altra, e questa cosa non la fanno le agenzie, non tutte le agenzie la fanno. Ecco, brava dottoressa, non tutte le agenzie lo fanno. E ovviamente noi parliamo di delle agenzie che abbiamo testato. Io sono convinta che ci sono tantissimi agenti e agenzie virtuose che fanno il loro dovere in maniera perfetta, però lei lo sa meglio di me che ci sono anche tante persone che improvvisano un lavoro sul mercato che questi controlli non li fanno, e noi per questo diamo delle informazioni al consumatore in maniera che possa scegliere. Scusatemi, mi introduco, anche una certa difformità, no, tra agenzie. C'è chi per esempio al cliente chiede
chiede subito di firmare, no? La visita che ha fatto, altri che non lo fanno, chi approccia in un modo molto elastico, teoricamente il consumatore, no? Chiamiamolo così, però ecco, come acquirente in questo caso, lo dico a D'Onofrio, dovrebbe anche chiedere subito un tesserino professionale al venditore, è giusto D'Onofrio? Beh certo. Un agente immobiliare, perché possa qualificarsi tale, deve essere regolarmente iscritto in Camera di Commercio. E se non lo è, cioè se io a un certo punto, magari mi piace quella casa, l'ho vista su internet, sono molto motivato, arrivo lì e trovo questo signore che dico, al tesserino no, però ti faccio prendere la casa, io invece che dovrei fare? Allora, per legge, se non è agente immobiliare regolarmente iscritto, non ha diritto alla provvigione. Esatto. Aspettate un attimo, corretto. Telespettatore, pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto, buon pomeriggio signora. Buongiorno, chiamo da Ciampino, mi chiamo Angela. Da dove chiama, scusi? Da Ciampino. Da Ciampino, bene, dica prego Angela. Sì, allora io sono una gestante al nono mese di gravidanza, volevo segnalare che pare che il reparto di ostetricia del San Giovanni di Roma per il mese di agosto chiuderà per ferie e questo insomma qua naturalmente stiamo uscendo no? Vedo gli ospiti, ma noi abbiamo una trasmissione quotidiana di questo tipo di segnalazioni anche, quindi la signora si sta dicendo che ostetricia del San Giovanni chiuderà d'estate? Sì, ci dicono, ci è arrivata questa voce, noi siamo molto preoccupate perché siamo tante mamme che nel mese di agosto dovremo partorire e francamente non sappiamo, visto che abbiamo scelto il San Giovanni, non sappiamo che cosa fare. Ma questo chi ve l'ha detto? Gli operatori stessi ve l'hanno detto? E che cosa vi hanno consigliato? Cioè di andare altrove? Non ho capito. Sì, cioè ci consigliano naturalmente di andare altrove, ma sappiamo tutti qual è la situazione degli ospedali. Ma tra l'altro San Giovanni è anche un ottimo reparto, mi sembra, proprio di maternità. È un ottimo reparto, fa 2000 parti all'anno, per cui... Insomma, allora guardi signora Angela, è molto interessante, lo trattiamo domani, cerchiamo subito di attivarci anche su questa sua segnalazione, la ringrazio perché se è così ciò è molto grave, quindi ne riparliamo, grazie per averci chiamato. Allora vi ho però interrotto, no? Anzi volevo chiedere alla dottoressa Costinelli, voi citavate la Francia come rapporto, anche la Spagna, perché la Spagna, cioè che cos'è che va meglio secondo voi negli altri paesi europei? Noi non citavamo, non eravamo noi a citarli, okay. Comunque gli altri paesi europei, noi avevamo fatto un'inchiesta a tempo fa, per cui le confesso non ho dei dati aggiornati, e negli altri paesi europei nella maggior parte dei casi è il venditore a pagare la provvigione, e per noi va meglio perché? Perché secondo noi il cliente dell'agenzia è proprio il venditore. È proprio il venditore, e invece questo secondo la FIAIP non garantirebbe, mi sembra… Assolutamente no, perché il costo della l'agenzia viene ribaltato sul costo dell'immobile e l'acquirente non ha neanche la possibilità di trattare la provvigione. Si tenga anche conto che siamo sotto due tipi di forma giuridica diversa. Noi aderenti al diritto latino in Italia siamo per le garanzie e quindi per la parte terza, l'agente immobiliare corretto e fa la parte terza, mentre in Francia o in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, comunque si usa il common law. Allora, noi ritengo che oggi le agenzie immobiliari tutelino assolutamente il consumatore, poi voglio dire una cosa, che non siamo in contrasto con altro consumo, si discute per migliorare. Certo, ma questo c'è, vede il discorso anche... che il mondo delle agenzie immobiliari è molto variegato, c'è il franchising che lavora secondo determinati dettami, ci sono le agenzie invece a conduzione singola, ci sono tanti modi di fare l'agente immobiliare e ripeto, proprio per questo speriamo che altro consumo appoggi la nostra proposta di legge per equiparare gli standard minimi di servizio al fine proprio di procedere a un'attività che sia tutelante del consumatore. Allora io vorrei andare anche un pochino nell'ultima parte tra poco proprio su Roma, no? Se riusciamo ad essere più locali, essendo noi Roma 1, però un'altra telefonata mi dicono, pronto? 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 Sì, buon pomeriggio. Sì, salve, buonasera, mi scusi. Prego. Io volevo portare a conoscenza la vostra trasmissione del fatto che... Pronto? Sì signora, prego. Mi sente? Sì, la sento, del fatto... Del fatto che ho subito un gravissimo danno e sto subendo dei danni gravissimi a causa di una truffa
ai miei danni da parte del costruttore e comunque io ho acquistato tramite un'agenzia immobiliare che ha voluto il compenso in nero senza fattura. Già ho denunciato tutto alla Guardia di Finanza, insomma ho fatto i miei passi grazie ad un avvocato. Li ha fatti bene, determinati, ma che c'è, perché il costruttore, che cosa, cioè qual è la sorpresa che avete trovato, mi sembra, purtroppo? La sorpresa sono i gravissimi abusi edilizi presenti all'interno dell'immobile, nel senso che io ho acquistato da Rogito un appartamento su più livelli. In realtà io ho acquistato un monolocale di 42 metri quadri, 2 autorimesse, 6 cantine e ho pagato pienamente il prezzo di una villa di lusso in zona Vermicino. Quindi, e invece poi si è scoperto dopo in un secondo momento, che cosa? Allora, malgrado molte volte io abbia chiesto sia all'agenzia immobiliare che direttamente allo studio tecnico di cui il geometra diciamo era a capo ed era socio anche dell'impresa di costruzioni, chiedevo i progetti, le autorizzazioni eccetera eccetera, mi sono praticamente sempre stati negati dicendo che comunque se avevo acquistato da loro era perché mi dovevo fidare, c'era un'agenzia di mezzo molto seria eccetera eccetera. Beh, mi sembra che lei è andata assolutamente nel merito, no, con la sua esperienza di quello che denuncia anche Altro Consumo. Dottoressa, esatto. Costinelli, ascoltato, resti in linea, sì, signora, qualche secondo. Sì, ho ascoltato e insomma la telefonata si commenta da sé, insomma quello che volevo dire prima, l'agenzia tutela soprattutto il venditore, no? Esatto. In questo caso l'acquirente ha preso il pacchetto così com'era, pur avendo chiesto all'agenzia di fare dei controlli, avendo chiesto dei riferimenti e delle assicurazioni e si è trovata comunque... La signora che ha chiamato si chiama, scusi se vuol Io darci anche un Daniela. Nome, basta. Come? Mi chiamo Daniela. Daniela, ma posso chiedere solo se è una grande agenzia, una piccola, tutto qua, non è che vogliamo il nome, per carità, insomma, però... Una grande agenzia, famosa? Ma no, non è di quelle famose, non è un nome che, diciamo, di quelli sì, che... Sì, di quelli più noti. No, voglio che anche Righi o Donofrio della FIAP rispondano, però signora, può restare ancora in linea qualche secondo, abbiamo la pubblicità. Resti in linea. Allora, da Vermicino la signora Daniela, così che insomma ha denunciato tutto ciò alla Guardia di Finanza, grave evidentemente truffa ai suoi danni, a tra poco, così le diamo altre risposte. Grazie. Eccoci di nuovo in diretta, ancora con la signora Daniela, 0659 10 285, per intervenire, che ha comperato questa villa a Vermicino. Io poi dicevo, situazione passata, no, una situazione mi sembra ancora in atto, cioè lei oggi, signora Daniela, come la sta cercando di risolverla la questione? Guardi, oltre alla denuncia che ha fatto, l'ha esposto alla Guardia di Finanza? La denuncia l'ha esposto alla Guardia di Finanza, ai carabinieri di zona, sono in causa con la società costruttrice, in realtà però c'è un procedimento che loro hanno richiesto temendo che io denunciassi gli abusi edilizi. Ho subito un sacco di cose bruttissime, consideri che io ho una famiglia, ho 4 figli, quindi ho comprato la prima casa per poterci vivere tranquilla, ho subito minacce, ho subito da parte loro tantissime brutte situazioni. Beh, questo è, ci spiazza, sì, perché è molto più grave di quello che pensavamo. Esatto, è gravissimo. Righi, che cosa dice? È un caso? Oddio, adesso non facciamo proprio, no? No, adesso questa è una truffa bella e buona, anche perché non voglio entrare naturalmente non essendoci la controparte, ma se io mi riferisco all'agente immobiliare, se l'agente immobiliare ha fatto firmare a una cliente, nel caso la signora, un documento falso, presumo, perché se la signora ha acquistato un appartamento e 6 garage o altre cose, vuol dire che il documento che ha firmato per la proposta di acquisto o per qualsiasi altra cosa doveva assolutamente essere falso. E quindi la signora, oltre, ha fatto benissimo a denunciare, noi come FIAIF, se ha bisogno di assistenza. Ecco, volevo dire proprio questo, perché no, mi ha anticipato, truffa... grazie. Cioè, tra Altro Consumo e FIAIF, chi offre disponibilità? Perché questa signora mi sembra che stia vivendo un momento, insomma, molto difficile.
difficile, no? Assolutamente a disposizione. Quindi possiamo poi magari dare anche i contatti fuori onda, signora Daniela. Grazie. Ecco, ne riparliamo, noi siamo qui tutti i giorni, almeno fino al 29 luglio, poi riprenderemo a settembre, anche per seguirla, perché mi dispiace molto questo che ci ha raccontato. La ringrazio, grazie, signora Daniela. La solidarietà e la collaborazione. La solidarietà minimo, certo, speriamo bene, però ecco, anche magari con la FIAIP sicuramente, se si confronta con loro, magari no, il suo problema diventa anche più tutelato, no? Siamo a disposizione. Sono a disposizione, grazie. Benissimo, grazie Daniela. Lasciamo ancora le linee aperte, 06 59 10 285, la casella di posta elettronica ditelo a roma1@roma1.tv e poi il nostro sito www.roma1.tv. Oggi stiamo lavorando sui servizi nel sesto municipio che sarà protagonista venerdì sera alle 21 di Foro Romano. Un'altra telefonata, pronto, buon pomeriggio. Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio, come si chiama? Buon pomeriggio, sono Marco da Roma. Marco, ben trovato, abbiamo pochi minuti, però ci dica la sua, non so se è una storia o una domanda che vuol porre. Sì, no, io volevo, diciamo che sono nell'ambito del settore, sono un tecnico, quindi trovo un po' di controversie da entrambe le parti, cioè nel senso che anche da parte della dottoressa che dice che il consumatore è solo ed esclusivamente il venditore, questo cioè, non è assolutamente vero, perché chi compra un appartamento deve essere assolutamente tutelato, anche perché al momento del rogito notarile, anzi prima del rogito notarile, molto probabilmente si troverebbero dei nodi, perché non si potrebbe vendere, oppure il cliente non sarebbe tutelato anche all'acquisto. Quindi... Invece dall'altra parte agli agenti immobiliari, dalla sua esperienza, mi sembra anche del settore quasi, che cosa imputa, cos'è che non va, che cosa potrebbe migliorare? Imputo questo forse mi perdoni, sì, ecco, alcune agenzie immobiliari, cioè nel discorso che prima di prendere un qualsiasi incarico bisognerebbe prima innanzitutto analizzare, perché molti clienti, molte persone non sono neanche a conoscenza di alcune cose che hanno effettuato dentro le abitazioni, certo. Non so, hanno spostato delle tramezzature, non hanno effettuato delle Cioè c'è una certa, lei dice, superficialità, faciloneria, insomma, non si va a fondo per bene, sì, su questo. Sono tutte cose che poi certo. Alla fine escono fuori solo e esclusivamente quando passano tramite l'agenzia, perché logicamente uno si appoggia ad un avvocato o a un tecnico per verificare queste determinate cose, ma è normale, è scontato, cioè che prima di arrivare al rogito queste cose vengono tutte al pettine, devono venire tutte al pettine. Tornando invece al discorso della signora, e come giustamente ha replicato il dottore della FIAIP, io reputo che la signora non sia stata molto attenta nel controllo della documentazione. Quello che è successo alla signora e che succede nell'80-100% dei casi è quella delle zone che non risultano in cubatura. Certo. Grazie. Allora abbiamo pochissimi minuti, dottoressa Costinelli, grazie per essere stata con noi tutta l'ora, anche al telefono, spero comoda, rifocillata, insomma poi la prossima volta se venite viene a Roma, perché adesso stiamo collegando con Milano, altro consumo, la sede è lì, la ospitiamo volentieri anche qua. Io dicevo, per chiudere un po' più su Roma, no? Non so se lei... Mi permetta, dottore, dica, Righi. Volevo no, ma poi rivengo anche da lei, è chiaro. Salutando la dottoressa Costinelli, volevo anche dargli un dato, che più della metà delle transazioni in Italia sono transazioni in cui il cliente vende per poi acquistare, cioè miglioramento della propria abitazione, certo, no? Quindi certo. da una camera si passa a due, a due, certo, cresce. Quindi la vede famiglia, come definire venditore acquirente due cose separate. Lei pensi che nella stessa transazione, proprio come hanno fatto loro quando hanno fatto l'indagine, hanno detto io devo vendere per poi comprare. Quindi la differenziazione tra venditore e compratore non va fatta, perché il diritto latino, ricordiamocelo sempre, è quello che garantisce di più le persone. Andare verso il common law e il basso prezzo, oppure la liberalizzazione completa, porta a un imbarbarimento del mercato, e poi succede come in Spagna, dove hanno liberalizzato la categoria degli agenti immobiliari e in un anno solo sono cresciute le truffe immobiliari del 40-45%. Quindi voi dite, siamo qui soprattutto per evitare questo tipo di truffe che però avvengono. Ma aspetti un attimo, allora un'altra domanda, no, perché siamo agli sgoccioli, questa ce l'avevo proprio in mente, terra, è molto semplice.
semplice, D'Onofrio per esempio, ma insomma è vero che però molto spesso l'affare, cioè la casa, no, a buon prezzo eccetera, visto che adesso usiamo tutti internet, tutte le agenzie sono su internet dove mettono centinaia di annunci, però poi l'affare pare che insomma lì difficilmente si trova. Che fanno le agenzie? Lo tengono per il cliente amico? Smentisca anche questo, se ne ha la forza, D'Onofrio. No, ma smentisco sì, perché bisogna innanzitutto chiarirsi sul concetto di affare. Se per affare si intende comprare un bene immobile il cui valore è X e se vuole pagare la metà del prezzo è un discorso. Se invece io sostengo che il prezzo di un immobile è relativo al valore effettivo, per cui l'affare affare, chi lo cerca, secondo me ne rimane deluso. Tranne casi particolari e magari poi può incorrere in qualche piccolo dispiacere o grande dispiacere perché ha voluto rincorrere l'affare e magari e si ritrova con un bene non legalmente a posto sotto l'aspetto giuridico, sotto l'aspetto urbanistico e quant'altro, per cui attenti, uno può, deve badare ad acquistare il bene per quello che è il valore possibile. Anche per il prezzo che vale, lei dice, questo è un altro consiglio utile. Dottoressa Costinelli, io ho chiuso con questa domanda, non so se lei ha un'idea su questa cosa, d'altronde sarebbe anche lecito o no che poi l'agenzia mette sul mercato solo certe cose e altre magari ritiene per la sua clientela? Lei che dice, dottoressa Costinelli? Lì nella politica dell'agenzia non entro, insomma dipende un pochino anche dal fair play delle persone. Mi chiedevo, siccome lei giustamente ha detto consiglio di andare per i portierati, i cortili eccetera, ma un consiglio invece a chi va su internet, non so se avete maturato anche questo, cioè avete monitorato anche le migliaia ormai di offerte online, tante poi stanno lì anche per un anno o due, allora uno dice vabbè, forse ci sarà un motivo. Avevamo fatto un test anche su internet e avevamo trovato che anche molte, cioè che in pratica molto spesso si tratta di una vetrina, e quindi le offerte che ci sono non sono sempre concrete, è un modo per agganciare il cliente, certo, che vede la casa che potrebbe interessare, chiama, poi magari quella non c'è e ce n'è un'altra. Io però volevo puntualizzare una cosa. Sì, velocissima, penso, perché dobbiamo chiudere, dottoressa, proprio rapida. È sulla questione di venditore acquirente. Io non dico che l'agenzia deve lavorare solo per il venditore, io dico che di fatto attualmente i servizi sono dati di più al venditore. E invece è mia opinione che debbano essere tutelati entrambe le parti, quindi sono d'accordo con allora ascoltate, dobbiamo anche... no, ha fatto bene a chiarire anche questo, dobbiamo chiudere, sennò non è chiaro. Io sono contento, dico una banalità, però che esista sia Altro Consumo e associazioni come Altro Consumo che vanno a fare le pulci anche alle categorie, sia che esista la FIAIP che dà sicuramente una tutela in più, no, a chi sa che poi sopra le agenzie, anche quelle improvvisate, sovrasta, esiste un'associazione seria in questo modo. Come chiudiamo, Righi? Con una stretta di mano, è stata una trasmissione, mi sembra, molto pacata, interessante per questo, no? Vi siete confrontati, insomma, senza, voglio dire, esasperare gli animi affatto. Assolutamente sì, devo anche dare atto ad Altro Consumo che dopo l'inchiesta pubblicata ha voluto e ha ritenuto di intervistarmi, quindi voglio dire, la nostra non è una lotta per dire il contrario di tutto quello che ha detto Altro Consumo, ma semplicemente riteniamo che più che il sensazionalismo sia necessario oggi prevenire con delle leggi per evitare proprio quello che è accaduto alla signora di prima, cioè se le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori fanno squadra e propongono una legge comune per uniformare i servizi, molto probabilmente quello che è accaduto alla signora di Fiumicino molto probabilmente non sarebbe accaduto. Quindi, e allora magari ne riparleremo anche con voi a ridosso, perché poi ricordiamoci date importanti, avete parlato spesso giustamente della situazione europea, delle nuove leggi, dal 2014 cambierà anche il settore in Europa per altre figure e quant'altro, ma insomma adesso non abbiamo più tempo. Dottoressa Costinelli, grazie anche a voi, di Altro Consumo, stretta di mano così, ideale. Assolutamente. Sì, sicuramente, anche perché come dicevo il nostro scopo non è mettere in croce le agenzie, ma educare il consumatore, quindi i nostri test li facciamo proprio per dare delle informazioni e fare in modo che anche il consumatore possa selezionare il professionista corretto. Grazie a tutti, grazie ai telespettatori che sono intervenuti, anche oggi vedete con telefonate molto interessanti che ci hanno seguito volentieri, chiudiamo qua perché non c'è più tempo, vi aspetto domani, ditelo a Roma 1, altri argomenti, altre telefonate dalle 13.45 alle 15 e poi venerdì sera alle 21, Foro Romano sul Sesto Municipio. Arrivederci.